Bene raga, benvenuti in questo nuovo video qui Eagle e qui Pilgrim con la cappella. Bene raga, benvenuti in questo nuovo video qui Eagle e qui Pilgrim. E oggi vi portiamo una battle più mainstream del solito. La merda, più mainstream di tutto. Una delle battle che penso, spero, voi tutti abbiate visto. La battle in questione, come avrete già letto dal titolo, è Fred De Palma contro Moreno, Moreno. O Moreno contro Fred De Palma. Moreno contro Fred De Palma. Moreno contro Fred De Palma. È il split del 2014? No, è 2014, è 2012. 12? Anche 11 se non sbaglio, non mi ricordo di preciso. Minchia. Sì, tanta roba. Passiamo subito a vederci la battle. Fred De Palma contro Morino. Pow! Passare il turno mi ha reso molto felice. Qua ci dobbiamo misurare seguendo molto un argomento e quindi ci dobbiamo misurare seguendo molto un argomento. Moreno da Genova. Tra, ma cos'è, una battle di freestyle? È uomini e donne. Uomini e donne. Cioè uomini e donne. Mamma. Uomini e donne parte 2. Sì, ma guarda come è vestito. Cioè per me uno vestito così sono un punchliner. Cioè ce la, sono un sto per ucciderti la famiglia. Aspetto di far avere questa seconda chance. Sono stracontento perché volevo far vedere comunque di fare bene. Ok. Volevo far vedere comunque di fare bene. Hanno una sintassi grammaticale. Ragazzi, vi riassumo le regole. Avete 4 minuti, un minuto a testa a partire da Moreno. E poi avrete 2 minuti di sfida diretta. Tema insomma, porno. Una battuta a testa. Porno video web. Porno web. Me le tirate sulle mani, grazie. MTV Speed. Dai, yeah, Moreno! Yeah. Porno web, se ce n'è per te su chat roulette, se questa roba te la spiego, ormai tu su internet ci fai col cane guida, da quanti porno ti guardi stai diventando cieco! Questa era bella! Prima l'argomento dei colleghi era roulette! Prima era gioco d'azzardo, infatti nella sfida! Porno web, e te ieri Nitro contro sera l'hanno visto su chat roulette! La sì, ma prima roulette l'hai fatta, lasciamo stare. Mia, tipo mia, straordinario, stile fatto in tutte le posizioni per riuscire a scoparla neanche a missionario. Minuto normale, cioè per l'epoca era un buon minuto. Tu vai al contrario, quale missionario? La tua missione è fallita. Rigirata l'ultima, ma non c'entra niente col porno web. Come no, missionario è la posizione di porno, se lo scopi non è colpa mia. Non so, ma che cazzo. Ancella col cazzo di gomma. Minuto potentissimo in argomento fatto con veramente una fotta bestiale. Fighissimo. Ha pisciato in testa Moreno già dal primo minuto. Cosa sembra Mattak? Mattak! Lui! Diretta, ragazzi! Come sono e te lo dico, ti masturbi sul manga di Fred Flint. Non è un manga, è un cartone, stupido! Cosa dici, vuole sperle? A te battervi ti piacerebbe? Cadono le transenne, lui scoppa sul computer e si è preso la DSL! La DSL, lo senti? Questa qui potentissima! Cos'è una bolgia? Bolgia. Tu che fai lo stupido e dici chiavo e poi vieni su. Bravo, vieni subito. Bella. E muori proprio come te che vai subito fuori. Lo capisci amica, una comica ti legano con le catene come Andromeda. La rima nerd che a me piace. Basta, bellissima basta, raga. Allora raga, commentiamo la battle che è stata comunque una figata, l'avete capito? Fred De Palma vince contro Moreno assolutamente. Anche secondo me. Parliamo del contesto storico, comunque vediamo un Moreno che in quel periodo non era ancora andato Amici, aveva vinto da poco il Tecniche Perfette nazionale ed era quindi molto favorito, contro un Fred De Palma che era uscito sconfitto da un regionale contro Marshall, che se lo andate a vedere su YouTube è veramente scandaloso. E comunque un Fred De Palma che aveva proprio fame di vittoria arriva e distrugge Moreno ed è veramente bello. Questa battle per me che l'ho vissuta quando era in televisione è veramente stato un punto di inizio nel fare freestyle, nella scrittura dei testi per me, e era veramente delle punchline unite al porno, nerd, tipo ti leggo con le catene come Andromeda, è riuscito a unire il Cavaliere dello Zodiaco con il Sadomaso. per me che sono un nerd lettore di fumetti è il massimo. Bella Fred. E guardatore di porno. Cioè. Anche, ogni tanto ci sta. Mi parla poi questo che c'ha sta maglietta di me. Raga.
Vai. Chi ha riconosciuto la maglietta, scrivete nei commenti, voglio vedere cosa avete capito. Questo era il nostro commento sulla battle, raga, fateci sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate, chi meritava secondo voi, se avete preferito, ovviamente, Fred De Palma. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like, commentate, supportate la serie, mi raccomando, sempre. E condividete il video, raga, e facciamo crescere questa serie, dai, che se piace, raga, noi ci divertiamo a farla e continuiamo così, raga. Bella, ci vediamo al prossimo episodio, bless! Bless you!